Gentili telespettatori protagonisti in compagnia del direttore, stavo dicendo direttore sportivo, del responsabile degli sportivi qui al VIP Champions, lui indimenticato portiere del calcio Napoli, Pino Taglialatela. Ciao. Ciao. Nuova nel parterre, in maniera sempre più cospicua. Quanto è importante che questa eccellenza delle imprese si avvalgono anche dello star business? Ma guarda, la cosa bella è che noi quando abbiamo iniziato il primo anno, questa è la quarta edizione, eravamo noi che dovevamo chiamare un po' tutti per far conoscere l'evento, per far conoscere chi non conosceva Capri. Beh, sono pochi, però qualcuno la conosceva. Dal primo anno ad oggi praticamente non sappiamo più dove mettere gli ospiti. Abbiamo dovuto prendere 5-6 strutture alberghiere qui ad Anacapri perché veramente c'è stata una richiesta assurda, e questo vuol dire che questo evento è un successo. E poi ci sono due novità: la location che si è trasferita completamente qui ad Anacapri e la presenza di due blogger famosi, come a dire che il concorso, la kermesse, si rinnova e si adegua ai tempi di oggi. Esatto, diciamo noi siamo un pochettino rimasti nei tempi passati, però siccome ci seguono anche le nuove generazioni abbiamo rinnovato un po' tutto, ma questo è merito anche dell'organizzazione della 361 On Demand di Milano, con Domenico Zambelli e la Grillo, che sono a passo con Barbara i tempi D'Urso. E quindi bene così, siamo anche noi nel futuro. Con te la domanda di rito, sì. La scelta di Benitez e come vedi questo nuovo modulo per il calcio Napoli? Ma la scelta di Benitez è una bella scelta perché è un grande allenatore, un grande personaggio, questo garantisce sicuramente un mercato ad altissimo livello. Non credo che Benitez sia contento di giocatori normali, ma vuole giocatori a livello internazionale, quindi questo è garanzia per i tifosi e garanzia che il Napoli l'anno prossimo fa una grande squadra. Grazie Pino. Grazie a voi.